Salve a tutti e ben ritornati qui sui Levelstep, oggi con un altro nuovo episodio su come creare una canzone dubstep. Ecco, nel frattempo il cane deve abbaiare proprio nel momento in cui registro. Allora, nel video precedente abbiamo visto il gruppo dei sample, dove ho fatto vedere gli effetti che utilizzo io spesso quando inizio appunto un nuovo progetto. In ogni caso, ve l'ho già detto nel video precedente, in questo progetto ho messo questi tot di effetti. Poi magari in un altro progetto vado a mettere il doppio di questi effetti, ne vado a mettere anche di meno, dipende. Però bene o male utilizzo quasi sempre questi tipi di effetti: brass, reverse, l'impact e così via. Oggi andiamo a vedere quindi il gruppo dei vocal. Come potete vedere, io faccio questi gruppi, quindi il gruppo della batteria, il gruppo dei bassi, il gruppo dei synth, il gruppo dei sample e il gruppo dei vocal. Così, semplice. Però vocal ovviamente qui non è che ho messo una voce, che ne so, magari se avessi fatto un remix sarebbe stato magari un gruppo molto più pieno rispetto a questo. Ho messo magari qualche effetto che mi va a riempire, qualche reverse, qualche voce che mi dà atmosfera e così via. Nel gruppo generale io metto sempre il filter auto bypass, vedete che questo è un rack di Ableton che mi permette di, vabbè, questo già ve l'ho fatto vedere, però magari per chi non ha visto gli altri video, vedete che io faccio così e si attiva, così si disattiva, è tutto mappato. Poi ho messo quindi un shape box, quindi ho fatto un sidechain, un multi sidechain, un sidechain differente. Se magari non avete visto appunto l'episodio sul sidechain, vi consiglio di vedere quello. In ogni caso qui abbiamo una voce che io metto quasi sempre sul drop. Ho messo un chant, ascoltiamolo in solo, sentiamolo con la batteria così riusciamo a capire meglio. Vedete che così mi dà più ritmo, questa voce così saltellante. Sul primo no, ma poi l'ho messo dopo perché appunto qua ci sono i synth con tutto il resto. Senta, uno non ci fa caso, però aiuta tantissimo, soprattutto a dare anche un po' di ambiente. Questa voce appunto viene da una libreria. Io praticamente poi ho messo un leggero DT, un Yeoman che mi permette di dare uno spazio diverso per quanto riguarda la stereofonia, è un chorus, è un preset che si chiama così. Mi dà anche questo effetto metallico, così vedete che appunto è più vicino, più centrale, invece così li vado a posizionare in una certa dimensione. Poi ho tagliato un pochettino le frequenze e ho messo un ping pong che non ho usato completamente. Poi vedete che appunto va a continuare anche qua, però più piano. Vedete che è messo appunto un volume minore, meno 10, e invece qua è appunto a 0. Invece di duplicare magari questo canale oppure fare l'automazione, andare a sballare oppure fare casini, io posso cliccare direttamente sulla clip e posso modificare qua il volume. Non così, però vedete, posso selezionare più clip, vado a cliccare qui e poi vedete meno 10, non so se vedete qui questa barra, ecco, così riuscite a vedere, basta poi cliccare qua, così possiamo regolare il volume, il pitch, tutto quello che vogliamo con tutte le clip che abbiamo selezionato. In questo caso sono tre, vedete qua ce lo dice, quindi posso modificarle tutte e tre contemporaneamente. Poi vedete che ho giocato anche con il pitch, qua tipo è 8, qua è 7, vedete? Ho cercato di variare e creare un suono diverso. Poi questo ovviamente ripete qua nell'altro drop. Poi cosa abbiamo qua? Questa voce. Ah, questa voce sì, l'ho presa mi pare su YouTube, ho cercato tipo un coro e ho trovato questo. Allora vi faccio ascoltare un po' com'è quella originale, poi l'ho modificata tutta come faccio di solito. Ecco, così era quella originale, poi l'ho modificata tutta. Gli ho cambiato il pitch, poi cosa ho messo? Un delay, questo qua della Fabi Filter, un bel riverbero bello grande. Un OTT, avevo messo qui un... questo per cambiare il pitch, se della Melda Production, però non l'ho usato più. Poi un long tail per fare magari qualche automazione. Poi vedete che qua ho modificato sia il tempo, il BPM, ho messo sì più 4 e poi ovviamente è tutto un loop così, prendendo solo questo piccolo pezzetto. E poi un reverse, che l'ho fatto sempre tramite questa voce qua. E basta. Vedete che poi non ho messo altre cose, perché non ho utilizzato magari una voce cantata, come ad esempio quando faccio un remix. Lì ovviamente lavoro tantissimo, vado a duplicare, vado a fare effetti diversi. Magari poi vi faccio vedere come lavoro io in un remix quando vado a modificare la voce. Quindi non generalizziamo, che ne so, mettere una voce sempre così, sia per l'intro che per il drop o per la carica. Quindi vado a creare momenti diversi in base a dove sta suonando. Reverse che vi ho fatto vedere, che basta semplicemente prendere ad esempio questa voce, ci mettiamo qua, prendiamo sempre un piccolo pezzetto, quello solo iniziale, così. Ecco a cosa serviva il long tail, per creare appunto
questa coda bella grande, e poi ci faccio tipo inserisci traccia audio, gli dico numero 71, così mi viene facile, quindi clicco qua e poi faccio 71 perché c'è il mouse, quindi mi va a selezionare un'altra cosa, però 71, se il numero non c'è, magari, che ne so, avete rinominato, avete scritto un'altra cosa, così potete fare CTRL più R, quindi per rinominare, e poi andiamo ad inserire il cancelletto, spazio e poi il nome che volete. Vedete che adesso c'è anche il numero, perché appunto abbiamo messo il cancelletto. E già ho preso l'ambiente di questa voce. Poi magari qua vado a abbassare il riverbero. Ricordiamoci, ovviamente, torniamo indietro, di togliere la parte iniziale, che ci serve soprattutto la coda. Vado a cancellare qua, tasto R, e poi alziamo ovviamente il volume. Mettiamo così, e adesso ascoltiamo in sol. Ed ho creato la stessa voce che ho fatto qua. Potete mettere un autopan, così divertite un po' a giocare destra e sinistra. Ok, mi sembra di aver detto tutto. È stato un video abbastanza banale, però ci tengo tanto a farvi vedere anche le cose più stupide, perché magari a qualcun altro può aiutare. Voglio proprio farvi vedere tutto quello che ho usato in questo progetto, tutto quello che vado a fare io, dalle cose più stupide fino alle cose un po' più complesse, dalle cose abbastanza noiose, dalle cose abbastanza semplici e facili da fare. Certe volte anche per le cose più semplici io perdo ore, perché non ci sta con tutto il resto. Nel prossimo episodio andiamo ad analizzare la struttura, quindi l'intro, il build up, il drop e così via. Come al solito vi ricordo di lasciare un like se questo video è piaciuto, iscrivetevi al canale se già non l'avete fatto e ovviamente attivate pure la campanella, così restate sempre comunque aggiornati. Alla prossima, ciao a tutti!